La giornata del torneo che scappa, ultima partita della giornata, vedeva scontrarsi Real Madrid contro Chelsea. I ragazzi del Real Madrid non sono in silenzio stampa, abbiamo i due migliori in campo dalla parte del Chelsea, Giuseppe Schiano e Marco Briante. Partiamo da Giuseppe, primo tempo, avete fatto un'ottima partita, ottima gara, complimenti al tuo fratello in porta come sempre, dall'animo in campo, le tue sensazioni su oggi? Match è stata una bella partita, giocata a alti livelli e dobbiamo migliorare ancora un pochettino su altri fronti d'attacco perché comunque dobbiamo fare ancora più. Senti, c'è stato stasera un po' di nervosismo in campo, peccato, un'ottima partita e queste cose dovrebbero un po' di... Sai cosa succede, quando ci sono queste partite purtroppo nasce sempre una partita. La partita ci sta, sì, questo c'è. Vabbè, uno preferirebbe alcune cose evitarle, però comunque bisogna evitarle. Grazie Giuseppe. Passiamo a Marco, migliore in campo insieme a Roberto, che ha svolto un'ottima fase offensiva, che ha fatto ottimi gol, scambi. Avete giocato molto bene, sì. Volevo chiederti, come ho chiesto a Giuseppe, le tue sensazioni sul match? Niente, è stata un'ottima partita, abbiamo giocato molto bene quest'ultima partita tra di noi, abbiamo anche passato il pallone, è stata un gioco che volevamo noi in campo, la maggior parte che le ultime partite abbiamo giocato singolarmente abbiamo un po' sbagliato. Senti Marco, altri tre punti molto importanti, vi fanno risalire in classifica, come dissi a Rosario, il vostro capitano, la scorsa settimana, c'è una classifica importante da risalire, le prime posizioni, non pensavo che lui fatto voi non siete da niente. Forse a volte vi sottovalutano, come parlavo l'altra volta con Rosario, ma questo Chelsea c'è, cosa deve ancora migliorare, vero, secondo te? Sotto quale aspetto bisogna un po' sul rientrare, soprattutto la stanchezza in campo, perché gli ultimi minuti si sente un po' che ci facciamo secondo tempo un po' calate soprattutto nel primo tempo. Senti, ultimissima domanda Marco, volevo chiederti, siete, come ti ho detto, state risalendo questa difficile
che siete partiti da 0 punti, volevo chiederti, la mancanza di palle al centro del campo, quanto si fa sentire? Lui che è stato il migliore in campo ha portato la squadra alla vittoria la scorsa settimana. Sì, è stata una mancanza molto importante, una mancanza molto strana, perché si sente in campo, recupera palloni e riesce a giocare bene, a passare. Fa un ottimo gioco e ci piace anche a noi giocare insieme a lui. Grazie, grazie.